Ciao a tutti, ciao Marco, oggi siamo con Buongiorno. Marco Lorusso, fisarmonicista, compositore, produttore e docente di conservatorio. Una persona che ho incontrato virtualmente su LinkedIn, però mi ha affascinato il suo modo di comunicare e dopo spiegheremo anche il perché. C'è qualcosa dietro molto interessante, quindi guardate tutta l'intervista, ma prima di tutto vorrei che tu Marco ti presentassi brevemente per raccontare cosa fai, chi sei. Buongiorno a tutti, sono appunto Marco Lorusso, alias Rouge, un compositore, un fisarmonicista, quindi un performer e anche un addetto ai lavori alla creatività della musica, perché mi occupo anche di produzione musicale e di didattica, cioè sono un docente di conservatorio. Negli anni ho capito che la musica, appunto, cioè, oltre alla parte proprio prettamente artistica, quindi come forma d'espressione per appagare me stesso e i valori umani, che cerco di trasmettere, ho capito che era molto molto importante veicolarla in un certo modo. Quindi per questo mi sono prima di tutto interessato proprio alla parte creativa per cercare di essere autonomo e produrre le mie idee da per me, ecco. E da questo è iniziato tutto un percorso di studio, di ricerca basato sulla musica stessa, sulla parte produttiva e poi a quel punto, ripeto, sulla didattica in quanto docente di conservatorio. Tu mi dicevi anche prima che fai qualcosa di particolare legato al marketing. Sì, praticamente proprio da questo filone di partenza ho capito quanto fosse importante per un musicista, un produttore o comunque un compositore oggi non avere soltanto delle competenze strettamente specifiche sulla materia, ma quanto delle competenze anche applicate ai linguaggi di comunicazione. Cioè, trovandosi oggi in una forma comunicativa estremamente granulare, come la definiscono i filosofi della comunicazione, era molto importante far arrivare a tutti, non solo agli addetti ai lavori, perché non ci sono solo colleghi bravissimi che possono essere interessati ai miei contenuti, ma anche persone che poi ne usufruiscono. E quindi queste persone, che sono la stragrande maggioranza, hanno bisogno di trovare comunque una comparazione, o meglio, un'equipollenza a quello che potrebbe essere, non mi piace usare questa parola, però, un prodotto. E di conseguenza la musica, sia quella vissuta live mediante un concerto o quella comperata su internet, doveva essere mostrata e promossa in quelli che potessero essere degli schemi di comunicazione attuale. E quindi da questo è nato un corso in conservatorio che tengo sulle tecniche di comunicazione dedicate prettamente al marketing culturale, sia per eventi che per la produzione musicale stessa. Fai anche delle consulenze in merito a questo argomento oppure. Sì, faccio anche delle consulenze, tra l'altro mi hanno proprio contattato in questi giorni per cercare di aprire proprio dei veri e propri gruppi di studio e dei corsi di approfondimento, perché poi la parte, diciamo, te lo sai meglio di me, insomma, parlare di marketing culturale non è semplicemente cercare di gestire dei contenuti con un piano editoriale, ma quando si toccano, diciamo, diritti di immagine, diritti di riproduzione audiovisiva, c'è tutta una parte anche di consulenza legale e burocratico-amministrativa da tenere in considerazione, ecco. Certo, bene, senti, la curiosità, se Sì. puoi, la mia più grande curiosità, Sì. visto che mi ha attratto il tuo modo di comunicare, come stai utilizzando LinkedIn adesso? Come vedi diciamo, uno sviluppo anche per la tua professione, comunque il campo artistico, riguardo a LinkedIn? Come pensi sia l'evoluzione e come lo stai utilizzando tu? Allora, guarda, LinkedIn sicuramente per quello che mi riguarda è una delle piattaforme che più prediligo, ma non solo perché comunque, cioè, tante piattaforme danno la possibilità di inserire i contenuti madre, cioè sia dei video, degli audio, delle foto, eccetera, eccetera. Però chi sta su LinkedIn in generale è un po' un profilo comunque più business aziendale, cioè già predisposto comunque a interagire con l'altra persona in maniera più professionale, quindi si sa che chi stringe relazioni su LinkedIn lo fa prevalentemente per avere comunque uno scambio quanto mai iniziale di informazioni e poi di collaborazione. Io non nascondo che grazie a LinkedIn sono stato a suonare, mi sono esibito in uno dei Gotha del jazz mondiale a New York, perché il direttore artistico di un festival jazz mi ha trovato tramite LinkedIn. E quindi io come lo uso? Cerco di produrre dei contenuti, ovviamente ho uno staff dietro, non sono da solo, anche perché chi fa la professione come la tua o si affida a professionisti come te, Valentina, oppure ha comunque uno staff che lo supporta, in primis con un piano editoriale, quindi sapere
come distribuire l'informazione, perché poi uno dei problemi potrebbe essere proprio affollare e non farci capire nulla alle persone. Quindi io, diciamo, giornalmente o comunque in maniera abbastanza calcolata, cerco di distribuire i contenuti e che possano informare su qualcosa che sta accadendo, se c'è un durante e se c'è soprattutto un ritorno da parte della stampa o di quelli che possono essere i canali interessati a quello che promuovo, insomma, ecco. Che tipo, se dovessi aiutare un musicista, sì, comunque una persona che lavora nel mondo della cultura e dello spettacolo, che tipo di contenuti secondo te ti hanno dato maggior riscontro? Beh, sicuramente i video, la parte video è molto interessante, video brevi, non estremamente lunghi, che comunque diano subito, immediatamente, nell'ordine dei 30-40 secondi, un'idea di quello che stai pubblicando, insomma, ecco, quindi questa è una cosa molto importante, perché poi, come succede un po' in tutti i social, il rimando a contenuti che non sono madre, vengono comunque, per un discorso proprio di algoritmi del social stesso, comunque non favoriti. Il social vuole che tu rimani sul social e quindi, certo, di conseguenza produrre dei contenuti madre. Questo non significa che tutti i giorni ho il tempo di poter fare dei video, però comunque cerco e mi impegno, ed è una parte anche del mio lavoro da artista manager, insomma, oggi, ecco. Allora, un'altra domanda per concludere. Molti si focalizzano su creare contenuti legati a livello tecnico, no? Dicono, ok, io vendo arance, parlo di arance. È il, sì, classico errore che si fa, nel senso, sì, magari io mi occupo di arance, ma posso e devo parlare di ciò che c'è attorno, dei miei valori, di quello che appunto io voglio, esatto, portare. Tu come la stai sviluppando questa strategia? Cosa stai facendo? Io mi sono fatto praticamente un'idea che giustamente non vado al Polo Nord a vendere il gelato o il ghiaccio, cioè, perché comunque i miei acquirenti, è ovvio che se io mi propongo a un altro collega posso utilizzare questo tipo di network per creare progettualità insieme ai colleghi, ma poi i client, cioè gli acquirenti, non può essere un altro musicista, o è un organizzatore, o è un addetto stampa, cioè ai media, che comunque può essere interessato a parlarne. Quindi diciamo che sicuramente io focalizzo il mio core business su un argomento, e nel mio caso è il Made in Italy. Mi sento anche molto fortunato, perché comunque suonando la fisarmonica, che è un prodotto ormai estremamente importante per la nostra produzione ed esportazione estera, parlando in questi concerti e nelle mie produzioni comunque di un nostro valore, che è la musica italiana all'estero, in collaborazione con altri diciamo enti o comunque musicisti dell'estero, questo ha fatto sì che appunto finalizzassi il core business, e poi intorno al core business io ci andassi a costruire tutto quello che può essere una serie di relazioni. Quindi voglio dire, se io vado a fare un concerto in un bellissimo museo, nella mia produzione, diciamo, di contenuti, parlerò del concerto ma anche del luogo storico architettonico, e quindi posso interessare anche altre persone che possono essere interessate a valorizzare quel luogo mediante il mio intervento, o come consulente, come performer o come sound designer, ecco. Perfetto, guarda, devo dire che sei la persona più preparata forse che abbia mai intervistato a livello di comunicazione. Grazie. Senza togliere ovviamente gli altri intervistati, però devo dire che mi piace, perché credo che il futuro sia diciamo basato sulla creazione di competenze trasversali, soprattutto da parte, esatto, dei ragazzi. Se ci può, scusa, se mi posso permettere, io credo ancora nell'arte rinascimentale, dove ci si scambiava le informazioni, e quindi questo 3.0 di scambi può essere molto stimolante, per esempio per me, avendo un'amica come te, e per te avendo un collega come me, e viceversa. Sicuramente. Guarda, siamo agli sgoccioli e ti devo salutare. Grazie. Con le limitazioni tecniche vorrei postare questo video, certo, che abbiamo solo 10 minuti. È stato veramente un piacere e un onore presentarti alla mia rete, e ti saluto e spero magari prossimamente di fare un'altra intervista e aggiornare. Volentieri, volentieri, volentieri. Grazie, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.